Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Scuola di Moto. Siamo nuovamente ad Alessandria per questa seconda giornata di corsi. Ci eravamo lasciati settimana scorsa con un netto miglioramento di 2 secondi sul giro, frutto ovviamente di tutte le modifiche che avevamo fatto di traiettorie e di velocità in percorrenza di curva. Oggi andremo a lavorare di nuovo sulla la percorrenza in entrata curva, che con queste motorette qui è importante. Quando hai una moto senza cavalli, la cosa importante è riuscire a farla percorrere più velocemente possibile e entrare più forte possibile. Oggi saremo in compagnia di un altro ragazzo che si viene a allenare con noi e niente, vediamo di riuscire comunque a migliorare il nostro 37.7 della settimana scorsa, anche se comunque sarà una cosa abbastanza difficile. La temperatura oggi è molto molto fresca, diciamo che fa quasi freddo, diciamo che per andare in moto viene bene, è importante che l'asfalto sia caldo. E niente, adesso ci cambiamo, ci prepariamo e poi iniziamo il nostro corso. Eccoci di nuovo qui, ci siamo intutati e abbiamo già fatto un turno di riscaldamento. Mi siedo perché ho le gambe che non me le sento più. Ovviamente tutti i primi turni ti sembra di fare tutto tranne che guidare una moto. Adesso ci rilassiamo un po'. Il secondo turno ci sarà Andrea, l'istruttore, con noi, che girerà insieme a noi. Molto probabilmente ci farà da tirante, mettiamola così, ci tirerà un po' per farci capire bene le traiettorie, per farci vedere bene le velocità in entrate curva, le linee da seguire. E bene, bene, non vedo l'ora di rientrare per imparare, sì. Non vedo l'ora, sono gasatissimo. Quasi bene, poi lo facevi bene mentre guidavamo, non guidavi, è così, braccia uguali, piega, quello facevo parte a te. Se con la schiena non andiamo oltre, se con la schiena vado sotto la moto, se la moto gira di più,
Sesto dritto, devo continuare a piegare per farlo accelerare. Poi sbaglio un filino da ragazzo, dopo un filino freno davanti, ed è perdona niente. Quindi proverò un po' questa cosa, dai. Allora ragazzi, è dritto così, ma ora io fatto vedere dritto nel campo. Allora, reso conto secondo turno. Andrea mi diceva entri troppo piano in curva e io ombre piegato, sella rotta, batteria scoppiata. Mi sa che dalla prossima volta mi dice di portare le rotelle, così almeno siamo a posto. Ok, anche questo turno è stato fatto, sono molto più contento. Sono tornato alla mia vecchia pit, quella che avevo distrutto, il numero 5, grande, e è stata andata molto bene. Mi hanno corretto sulla prima S, ho messo dei riferimenti per andare a staccare nel punto giusto e infilarmi bene. Devo dire che è cambiata da così a così, quindi molto contento. Adesso ultimo turno, mettiamo il transponder, quindi facciamo un turno cronometrato. Settimana scorsa abbiamo fatto 37,7, obiettivo di oggi andare sotto il 37. Ce la faremo.
mattinata di corso è finita, siamo riusciti a finire il turno cadendo, perché se non cadiamo non siamo contenti. Purtroppo quest'oggi l'obiettivo, come avevamo detto all'inizio, non è stato superato. Abbiamo girato di nuovo in 37 alto, 38 anche, ma mi sono demoralizzato per la caduta. E niente, mi auguro che il video ti sia piaciuto, ti sia stato d'aiuto. Adesso ti lascio col giro veloce dell'ultimo turno e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!